Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio. Ovvero... Aspettate. Cazzo sta succedendo? Trema tutto strano. Ok, ci sono. Succedono cose? Salve a tutti ragazzi, ci sono anch'io in questo nuovo gameplay. Allora nessuno. Che divertente. Comunque, dicevo... Aspetta, succedono cose strane? Perché fa così? Comunque ragazzi, vabbè, lui nel frattempo che risolve questo problema spiego io. Oggi non ci troviamo nel solito Minecraft, ma in un gioco diciamo simile, in Castle Miner. Aspetta, aspetta, Finocchio, ora spiego io le cose perché tu fai schifo quando spieghi. Allora, dicevo... No, ma perché devo spiegare questa cosa importante che io ho detto anche nel vlog che tu hai visto, quindi dovresti sapere cosa voglio dire. Qual è il vlog? Niente, lascia stare. Comunque ragazzi, voglio dirvi questa cosa importante. Come vedete, questo è il primo episodio di una nuova serie horror, ovvero horror domenicale. E questo è un primo episodio della serie Castle Miner. Come funziona? Bene, vi dico solo che dovete correre ogni volta a chiudervi un cazzo di buco e vi cagate sotto ogni volta. Non so se voi conoscete le persone che comunque seguiranno e vedranno questo video. Conoscono quello su server. Hanno fatto già un gameplay su questo videogioco e io l'ho visto tramite loro e l'ho preso assolutamente perché è bellissimo. E a me piacciono un sacco i survival. Cioè sono qualcosa di spettacolare e unico. Io che... Anche se ha una grafica di merda, dobbiamo dire la verità. E vedo un Alvis nano che corre per la casa. Ado, c'è qualcosa di strano in questo gioco oggi? Non lo so, lo vedo strano, però va bene, no niente. Va bene, ma dovrebbe spawnare l'altro. Allora, per la serie domenicale, ovvero Domenica Horror, ogni volta uscirà, cioè no ogni volta, ogni domenica usciranno diversi giochi, quindi non so, oggi registriamo questo episodio. Non so se uscirà già la settimana prossima oppure tra 3 settimane, dipende dal tempo, perché comunque la domenica la dedicherò a diversi giochi, tra cui anche questo lo voglio mettere tra gli horror domenicali, semplicemente il fatto perché a parte essere un gioco di sopravvivenza, fa anche cagare sotto, è veramente tanto, e Alvis ne sa qualcosa, o mi sbaglio? Allora, voi ora state vedendo che prendiamo pietra a cazzo. Ma noi dobbiamo scendere giù, cioè ci conviene, perché mi fa una notte. Non credo che come Minecraft ci siano obiettivi in questo gioco. Il nostro obiettivo sarà uno, ce ne sarà. E lo diciamo adesso. Credo, forse, poi non sappiamo, vediamo. Ho intenzione di fare questo obiettivo, poi ne parlerò con Alvis. Casomai nel prossimo episodio vedremo se siamo d'accordo con questa idea. Ve l'ho solo accennato. Il mio obiettivo sarà quello là di sopravvivere, perché cioè in questo gioco non è come Minecraft. In questo gioco non muori. È come Minecraft. Dai, dobbiamo, ci serve legna. Ragazzi, come dicevo, sai, ho tanta fame ora. Oh mio Dio, ho perso un po' di HP cadendo. Comunque dobbiamo prendere un po' di legna e poi andiamo sotto qua. Cioè no, sotto qua. Andiamo a prendere i primi materiali come al solito. Come Minecraft, insomma. Però dai, questo gioco è spettacolare. Graficamente fa schifo. Io non sto capendo un cazzo perché... Oh! Allora, graficamente non è che fa schifo. Tu fai schifo, mettiamo da questo per sport. Graficamente non fa schifo. È solo che... Cioè dai, a me piace. Ah beh, io da come ho visto questo videogioco, da quando è uscito non è mai uscito un aggiornamento. Mai. Cioè, non hanno mai sistemato niente. Cioè come vedete, come così è uscito e così è rimasto. Poi vabbè. Sì, ma intanto te lo sei comprato. Ti piace, ci giochi. Sì, mi piace, però secondo me qualche aggiornamento potevano farlo. Comunque non so se mi sta laggando. Ah, ho capito perché mi sta laggando. Io credevo che fosse per la connessione. Invece è per gli FPS che si sono abbassati un botto. Credo, perché... No, io credo che sia proprio connessione. Credo che stia un po' laggando io di... Mi sta mandando a manicomio. Credo che anche alle persone manderà a manicomio. No, è brutto così. Cosa è brutto?
No, ve lo fa quando giro intorno, veloce. All'improvviso. Ah, vabbè, no. Allora, questo gioco è basato sugli occhi della persona. Non credo. È strano comunque. Ho preso un po' di legna, ora lo lavoro. Beh, parlando anche dell'inventario, fa un po' schifo, cioè di come si creano un po' le cose. Però va bene, a differenza di molti giochi, secondo me è fatto meglio. O almeno... Comunque sta venendo... Ah? Sta venendo notte. Sta venendo notte, oh mio Dio, please no. Ragazzi, quando viene notte... Vi do un consiglio. Cioè, c'è il mondo là. Vi do un consiglio. Chiudetevi in un cazzo di buco come abbiamo fatto noi. Non siamo a scavare. Chiudetevi perché questi cosi vi saltano addosso e vi fanno veramente male. Ma è vero, senso. Ok, è venuto notte perché sendo! Catevo! Tu senti? Lanciati! Ah, le cose belle di questa vita. Allora ragazzi, comunque stavo spiegando, cioè fammi spiegare. Racconta le tue belle cose. Allora, questo gioco è basato molto su, diciamo, su questo. In che senso su questo? Su farci cagare su, cioè questo gioco, cioè se tu ci giochi da solo è impossibile perché vedi mostri che spawnano a destra, a sinistra. Cioè non puoi, cioè non riesci a camminare. Aspetta, io mi sento i mostri. Ad esempio se tu scavi come stiamo facendo adesso noi, ma siamo in un posto stretto e non spara nessun scheletro, ma deve stare sempre uno che salva il culo all'altro mentre scava. Cioè è difficile da giocare da solo. Papà? Poi ad esempio, che ti posso dire, ad esempio sta lo zombie, no? Sta camminando normale, a un certo punto inizia a correre, mi salta addosso, mi salta 10 metri. Io mi sto un po' cagando sotto, Vabbè, ma non vedono. Sto vedendo un attimo l'orario perché non vorrei, visto che comunque non ho ancora doppio schermo, non riesco a regolarmi quanto tempo sto registrando. Allora ogni tanto guardo verso basso, quindi scusatemi se ogni volta mi applico qui. Poi ho un cellulare di merda, quindi per farmi vedere anche l'orario, no? Ti fa buttare sangue, però mi sto cagando sotto, porco Giuda. Questi qua... Ma vieni qua da me, scendiamo in una grotta. Si stanno dando testate. Vado, mamma mia. Ah, quello di zombie riescono anche a superare... Eh sì, dopo un po' le rompono. Vado, all'improvviso mi sono trovato... Vado, il mondo mi sta avvenendo la nausea. Ma che cazzo è? Per adesso non abbiamo trovato nemmeno materiali buoni per costruirci cose buone, utili. Tu ce l'hai il rame? Sì, ma un pezzo solo. Va bene, non fa niente. Ma per adesso... Che cazzo era? Cosa? Ho sentito uno strano rumore. Cioè, ho messo io la domanda. Ah, eri tu? Porco Giuda. Mi sono cagato sotto, un po'. Non molto, però vabbè, mi sono cagato sotto. Comunque ragazzi, tutto questo gioco vi servirà da lezione. Comunque vedrete ho smesso io di dire spesso questa parola e hai iniziato tu. No ragazzi, vedrete me che urlo come una ragazzina. Ah, per adesso giusto. Va tutto bene e questo no, mi fa piacere. Io ve lo spiego già da adesso. Noi abbiamo giocato se no 10 minuti, 20 minuti, tempo di provarlo. E credetemi, papà. Allora, la prima volta che ci giochi ti trovi... Abbiamo beccato il drago. A parte ti trovi spaesato, a più che altro ti trovi all'improvviso che si fa notte, non sei un cazzo e vieni circondato. E tu cerchi in qualche modo di scappare. L'unico modo comunque per stare al sicuro è chiudersi in una cazzo di grotta. Ah, c'è del rame qui, che bello. Comunque dai, credo che qualche obiettivo ci mettiamo per questo gioco. Cioè nel senso, trovare un modo per completare alcune cose. Ma non so, oppure giochiamo così normalmente.
senza metterci obiettivi. Non mettiamo gli obiettivi. Ma no, obiettivi tipo perché? Costruire la casa e queste cose. Intendo, non so, tipo questa serie non dobbiamo morire nemmeno una volta, yeah? Non so se hai capito. Possibile. Anzi, come obiettivi credo all'inizio lasciamo stare, più che altro cerchiamo di esplorare, far conoscere comunque diversi biomi, perché da come ho sentito e visto ci sono diversi biomi e quelli che abbiamo visto io e Albis ne sono due o tre se non mi sbaglio, non mi ricordo. L'abbiamo visto il deserto, la pianura. È l'inferno. L'inferno, cioè, credetemi, è una cosa... Ma è la cosa più brutta. Perché io sono andato, ho detto vicino... No, aspetta, non ti dico. Ho detto a Valerio, ma scendo prima io. Sono sceso, all'improvviso mi sono trovato il demone. L'ansia. Credetemi, mi sono cagato sotto in una maniera assurda. Va bene, comunque più che altro in questo episodio... Vi facciamo conoscere un po' il gioco. Appena si fa giorno, comunque noi usciamo, cerchiamo di visitare un po' alcune cose. All'inizio comunque stiamo cercando di raccogliere alcuni minerali che sono molto utili in questo gioco. Perché come vedete, ora appena finisco di rompere questa pietra vi farò vedere. Come vedete ci sono comunque diverse armi, tra coltello, pistola, fucile da caccia, fucili, eccetera eccetera. Ci sono anche armi che puoi costruire con della roba aliena. Oppure comunque ci sono le strutture per costruire dobbiamo trovare tipo una casa, una base, non so, qualsiasi cosa. Il problema è trovare i minerali, è molto difficile. La cosa che troverai spesso è carbone e rame. Però gli altri materiali, già il ferro, diciamo, butti un po' il sangue, se possiamo dire così. Cioè sudi più che altro. Ora per esempio non posso fare minerali perché non abbiamo carbone. Questa cosa non mi... Carbone su Minecraft è inutile, cioè non è che è inutile. Però se lo trovi, non lo trovi, non è un problema. Però qui serve tantissimo. Vabbè, sì. Per fare da materiale grezzo al materiale completo. Cioè ci serve. Poi ad esempio per fare un'arma ci serve per forza il carbone. Sì, ma qualsiasi cosa qui, colpi, oggetti. Una cosa odio di questo gioco, che non mi piace, il fatto che esca tutto sto fumo, non si vede una minchia quando scavi. È tipo ti può fottere, perché se tu scavi sotto i tuoi piedi e non ti accorgi che c'è un buco enorme, tu ci cadi e sei fottuto. Cioè è un po' pericoloso come cosa. Però vabbè, stiamo raccogliendo un po' di materiali. Sto raccogliendo solo. Madò, io sento i mostri. Cosa hai trovato? No cavolo, ho finito il piccone. Dimmi che posso farlo, ok. Bello, guarda, Valerio, vieni, Valerio, scendi, sali, scendi. Sali, scendi, aspetta, vieni. Sto prendendo la roba. Allora, sto cercando di prendere più cose possibili, così. Da. E di più da sotto, vieni. Aspetta, fammi prendere l'ultimo pezzo e vieni. Cosa hai trovato? Una grotta enorme? Quanto cazzo hai scavato, roditore? Ah, la cosa bella. Mamma mia! Minchia! E quanto cazzo me lo dici che stava vicino a me? Ho visto il coso che correva. Ma no, devi ringraziare che io in webcam non sono saltato, ho fatto solo. E poi. No, io mi. Vabbè, fortunatamente non mi sono cagato sotto. Però è l'unico mostro che abbiamo visto per adesso. Mamma mia, ragazzi. Ah, vale, c'è un altro, sta un altro. Dove? Dove? Non lo vedo. Ma dove? Ma sono io questo, idiota. Vale, sta da ti giuro, se vedi nel video, non c'è niente. Sì, te lo giuro, stavo dietro. Non c'era. Quando metterò il video, stesso stasera, vedrai stesso tu che non c'è un cazzo. Oh, un altro. Oh cazzo, io che ho il corte. Ma allora, sì. I scheletri fortunatamente non ti fanno saltare molto. È fuori che
Ale, ho visto quello che correvo. Comunque dai ragazzi, ci fermiamo qui per adesso. Comunque vi abbiamo presentato un po' il gioco e fatto vedere, vabbè, spiegato un po' quello che volevamo fare. È la mia idea del fatto della domenica horror, di cosa parlasse. Ovviamente non è solo questo gioco e ce ne saranno diversi, tra cui sicuramente anche Slenderman, che non ho mai giocato a quel gioco perché sono un fifone, ve lo dico, vi avviso, io morirò in webcam per questi videogiochi, ma proverò a giocarci, sperando che... Quando lo farà... Gesù, porco... Madò, scheletro di merda. Come vedete siamo sopravvissuti per il primo... No, due giorni siamo sopravvissuti. Bene ragazzi, dai, ci vediamo nel prossimo episodio di Horror Domenicale con Castle Miner. Non so quando, ve lo dirò, non so... Non lo so, lasciate stare, non lo so. Va bene, dai, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi, da Alvis anche, iscrivetevi alla pagina di Facebook e anche su YouTube. È un bacio.